Buonasera, benvenuti a Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano. I titoli. Subito in tilt il sistema di prenotazione dei vaccini su internet per gli over 80, in un paio d'ore raggiunti i 100.000 utenti in coda, molti hanno rinunciato, la regione assicura stiamo risolvendo. Felicità a Marcallo per la nomina a ministro dell'ex sindaco Massimo Garavaglia, il paese ha appena 6.000 abitanti e così un suo rappresentante nel governo italiano. Beppe Sala annuncia le sue priorità per una ricandidatura a sindaco, più ambulatori e consultori nei quartieri per la medicina di territorio e assunzione di 500 nuovi vigili per aumentare la sicurezza. Blitz del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Piccirillo all'ospedale di Abbiategrasso, sale operatori inutilizzate, servizi ridotti, la denuncia, si chiede alla regione di intervenire. Respinto il ricorso al TAR dei circoli milanesi che chiedevano di poter giocare a tennis nelle tensostrutture, i cosiddetti palloni, per i giudici da considerare sport al chiuso, nessuna deroga al DPCM. Oggi era l'atteso giorno in cui gli over 80 potevano iniziare a dare la loro adesione, così si dice, al vaccino anti-Covid, praticamente a dire che volevano farlo. Le procedure erano tutte online, sia tramite internet direttamente oppure tramite medici di famiglia e farmacia, ma bisognava sempre comunque passare per il portale della regione, che è andato completamente in tilt. È partita lunedì 15 febbraio alle 13 la corsa alle adesioni per le vaccinazioni anti-Covid degli over 80 in Lombardia e fin dai primi minuti il nuovo portale online dedicato alle iscrizioni è stato letteralmente preso d'assalto. Alle 13.10, solo 10 minuti dopo l'apertura infatti, erano già più di 45.000 le persone virtualmente in fila e durante la giornata più volte il sito ha subito dei blackout temporanei per le troppe richieste d'accesso ricevute contemporaneamente. In più, i ritardi nell'invio dell'SMS con il codice necessario alla validazione del numero di cellulare inserito hanno fatto sì che in molti perdessero la priorità acquisita, ma anche in farmacia i problemi non sono mancati. Tanti professionisti che si sono lamentati del fatto che il portale dell'ATS specifico per le farmacie fosse bloccato. Dalla regione intanto nel pomeriggio sono arrivate le prime giustificazioni. Al momento ci sono dei rallentamenti nell'invio dell'SMS di convalida, si legge nella nota, ma stiamo risolvendo il problema. Si ricorda comunque che l'ordine di registrazione non corrisponderà all'ordine in cui si verrà vaccinati. Alle 15.15 comunque, dopo poco più di due ore dall'avvio del servizio, le adesioni raccolte sul portale erano 12.095 sui circa 700.000 anziani che hanno diritto alla vaccinazione. E naturalmente ci sono state fortissime polemiche politiche dall'opposizione, tanti attacchi alla giunta per questo sistema, vedremo come andrà domani. Intanto però abbiamo cercato anche di tastare un po' il polso fra i cittadini, perché questo sistema, al di là del fatto che funzioni o meno, a detta di molti sarebbe troppo complicato. Al via la prenotazione dei vaccini anti-Covid per gli over 80 in regione Lombardia. Da oggi dunque è possibile prenotare attraverso il portale online, attraverso il proprio medico di base o attraverso le farmacie di fiducia il proprio vaccino anti-Covid, che poi prenderà il via il 18 febbraio. Ma c'è chiarezza da parte degli over 80 sulla prenotazione di questi vaccini? Lo abbiamo chiesto proprio a loro. Da oggi sono aperte le iscrizioni in Regione Lombardia, voi avete capito più o meno come dovete fare? Non tantissimo, non è chiaro, secondo me c'è proprio poca chiarezza. Secondo lei c'è chiarezza su come farà, come si dovrà fare? Chiarezza, chi lo sa? Non tanto. Come ci chiameranno quando noi anziani ottantenne, dove andremo? Non è che ci mandano a farlo chissà dove. C'è chiarezza da parte di Regione Lombardia su come prenotare, su come fare proprio tutto l'iter? Ma oddio, io penso che tanta gente avrà dei problemi, specialmente gente, diciamo, magari ha... No, non dico della mia età, magari qualche anno in più. Anch'io non so che non è che sono tanto esperto, quindi chiederò a qualcuno se mi dà una mano. Un po' un problema, insomma, un po' un problema. Perciò secondo me la soluzione migliore è tramite il medico di famiglia, che lui poi si organizza e telefona, insomma, e chiama.
Nelle scorse ore ha fatto molto parlare la proposta del consulente del Ministro della Salute Speranza, Ricciardi, di istituire un nuovo lockdown in tutta Italia. Non è la prima volta che arriva questa richiesta dalla comunità scientifica, motivata anche dalla presenza delle varianti di fronte. Però al nuovo lockdown cerchiamo di capire come sta reagendo l'opinione pubblica. Al momento, lo ribadiamo, è solo una ipotesi. Lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole. A proporlo è il consigliere del ministro Speranza, il professor Walter Ricciardi, che sostiene che il modello finora adottato delle fasce di colore si sia dimostrato inefficace e anzi ci condanna sempre di più all'instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno. Ha perfettamente ragione. Noi ci accorgeremo tra 20 giorni di questa libertà che ci è stata concessa, i danni che ha prodotto. Non credo sia una buona idea, non ha risolto fino a nulla adesso, quindi non penso. Certo serve la cautela di tutti, però un lockdown totale non farebbe altro che peggiorare la situazione. L'unica soluzione quindi per Ricciardi sarebbe quella di una chiusura totale a livello nazionale, seppur di durata limitata, che riesca a far scendere l'incidenza giornaliera dei nuovi positivi a meno di 50 casi per ogni 100.000 abitanti. Solo così, secondo il professore, si eviterebbe la diffusione delle varianti più pericolose, tra cui quella inglese, che ormai girano anche nel nostro paese. D'accordissimo, perché se no non usciamo più. Ma fanno paura queste varianti? Sì. La cautela deve essere ancora più alta in questo momento. Vedere in giro il numero di persone che c'erano ieri desta un po' spavento, perché fa pensare che magari fra 2-3 settimane ci si ritrovi in situazioni precedenti. E naturalmente tutto ciò è anche legato al discorso dei controlli, i controlli che si sono svolti nel fine settimana sul rispetto delle regole anti-Covid anche da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Milano. Nel bilancio del weekend, ad Abbiategrasso è stato chiuso per 5 giorni un pub in zona stazione che era stato trovato aperto oltre le 18. Inutile il tentativo di alcuni clienti di uscire dalla porta sul retro l'arrivo dei carabinieri. Sono stati multati. Chiusi due locali anche a Milano, uno in zona Città Studi e l'altro in una traversa di via Padova. Scoperte anche tre feste private a Milano, Buccinasco e Corsico, i cui partecipanti sono stati tutti sanzionati. Il fenomeno delle feste private è naturalmente molto difficile da individuare, però su segnalazione i carabinieri intervengono, come vediamo nelle storie che sono raccontate nel prossimo servizio. Troppo rumore per passare inosservati. 9 ragazzi sono finiti nei guai all'alba del 13 febbraio dopo essere stati scoperti nel bel mezzo di una festa in barba a ogni norma anticoronavirus. A fermarli sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile, che sono intervenuti in una traversa di Viale Monza dopo una segnalazione per schiamazzi. All'interno di uno degli appartamenti del condominio i militari hanno trovato un 19enne dell'Ecuador, il proprietario, insieme ad un italiano 20enne, un messicano di 18 anni e 6 ragazze sudamericane, anche loro tra i 18 e i 19 anni. I giovani, tutti universitari, sono stati identificati e sanzionati con multe di 400 euro ciascuno per non aver rispettato il divieto di svolgere feste private previsto dalle norme anticoronavirus. Le stesse sanzioni il giorno dopo sono scattate anche per 53 persone trovate in un ristorante di Melzo per una festa di compleanno. Anche loro sono stati traditi dall'eccessivo rumore che arrivava dal locale, teoricamente chiuso. Andiamo a vedere i dati sui contagi, dati che, lo precisiamo, oggi risentono del numero di tamponi, che è molto basso, non sono quindi così significativi, 945 comunque i nuovi casi diagnosticati in Lombardia, con una percentuale rispetto ai tamponi effettuati del 6,6%. Come potete vedere sono sostanzialmente invariati i numeri dei ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari, 303 i
casi in provincia di Milano, sono circa un terzo del totale. Vediamo il dato dei decessi negli ultimi giorni, numeri più piccoli, e naturalmente ci si augura tutti che si possa continuare con una continua diminuzione, 35 decessi in ultime 24 ore in Lombardia. Per quanto riguarda le vaccinazioni, la notizia del giorno è che sono iniziate in fiera a Milano le vaccinazioni dei farmacisti. Nel fine settimana c'è stata una piccola consegna di dosi in tutta Italia, naturalmente i numeri di dosi consegnate torneranno a crescere nei prossimi giorni, nel frattempo si somministrano quelle che sono già in deposito. Cambiamo argomento perché abbiamo, lo sappiamo naturalmente, il nuovo governo a livello nazionale. Sono tanti i lombardi all'interno di questo governo, uno in particolare viene da Marcello Concasone nel Magentino, dopo incarichi importanti. Massimo Garavaglia è arrivato adesso a ricoprire il ruolo di ministro e quindi noi abbiamo chiesto ai suoi compaesani che cosa ne pensino. Marcello Concasone è un comune di poco più di 6.000 abitanti ai confini nord di Magenta ed è il paese dove il nuovo ministro del turismo è stato sindaco e dove ha iniziato la sua scalata politica e dove ha piantato però solide radici fin dagli anni in cui suonava come batterista in una band di Gamba de Legne, per poi far diventare Marcello un vero e proprio feudo della Lega, dove oggi è sindaco la moglie di Massimo Garavaglia, Marina Roma. Come batterista ok, come politico non mi piace. È comunque stato il sindaco del nostro paese per molti anni, sicuramente fa piacere. Vedremo cosa succederà. 10 anni ho fatto il sindaco, poi è andato a è andato in Parlamento a 40 anni che era, è stato il più giovane parlamentare del Senato. Che tra l'altro è una persona che conosco personalmente, per cui è una persona molto, come dire, molto alla mano, molto affabile. Cioè, diciamo una persona normale, non se la tira, ecco, in poche parole. Tecnicamente è anche bravo. Comunque è stato mediamente bravo. Mediamente bravo. Per poco che io l'ho visto è disponibile, perché ho chiesto delle cose. Disponibile? No, disponibile anche come funzionava il governo, ho chiesto delle notizie, eccetera, eccetera. Era una persona competente, brava. E per quanto riguarda la politica milanese, c'è stato oggi un annuncio importante dell'attuale sindaco Beppe Sala riguardante la sua ricandidatura. Infatti Sala ha estrapolato alcuni punti di quello che sarà il suo programma elettorale e nell'annuncio di oggi si è parlato innanzitutto di sanità e di sicurezza. Vediamo. Un video di 6 minuti per sollevare almeno parzialmente il velo dai contenuti del suo programma elettorale. Il sindaco Giuseppe Sala si è rivolto direttamente ai suoi concittadini e lo ha fatto attraverso la sua pagina Instagram. Nel nuovo video Sala ha svelato alcuni tasselli di quello che sarà il suo programma elettorale. Sullo sfondo resta la cornice generale della città in 15 minuti con cui Palazzo Marino vuole potenziare la presenza dei servizi essenziali nei quartieri. Ma nel concreto sono diversi i temi che il sindaco affronta a partire dalla sicurezza. La sicurezza si deve anche vedere. E so che ogni vigile, ogni poliziotto, ogni carabiniere in più sarebbe gradito. Un elemento importante della mia proposta per il prossimo mandato sarà il rafforzare significativamente la polizia urbana attraverso l'assunzione di 500 vigili. In un momento come questo, tuttavia, non è possibile scansarsi davanti alla questione della gestione della sanità. A oggi è fortissima la mia convinzione che è necessario portare più vicino ai cittadini la soluzione dei loro problemi di salute. Medicina di prossimità, consultori, assistenza anche domestica dei medici di base sono altrettante soluzioni di una sanità che non può più arroccarsi negli ospedali, ma deve andare incontro ai problemi delle persone. Il sindaco di Milano Beppe Sala quindi ha parlato di sanità. Di sanità però si sta parlando ancora una volta tanto ad Abbiategrasso, riguardante soprattutto il destino dell'ospedale Cantù. C'è stato un vero e proprio blitz del Movimento 5 Stelle che ha effettuato un sopralluogo in ospedale evidenziando alcuni, a loro dire, sprechi e tornando a incalzare la regione sulla riattivazione dei servizi che sono stati persi negli ultimi anni.
Il consigliere regionale dei 5 Stelle Luigi Piccirillo ha effettuato un sopralluogo a sorpresa dell'ospedale Cantù di Abbiategrasso insieme agli esponenti locali del movimento. Regione Lombardia ripristina i servizi, ha detto, tornando sul tema già sentito in città e con il sindaco Cesare Nai, che ha da tempo chiesto un incontro all'assessore al welfare Letizia Moratti e chiesto anche un aiuto a Silvio Berlusconi per arrivare alla riapertura del pronto soccorso notturno. Ma il consigliere pentastellato ha così motivato la sua presa di posizione. Il pronto soccorso, sul quale ho presentato diverse sollecitazioni per l'apertura notturna, è di ottimo livello ma funziona solo di giorno e dal 15 ottobre non riceve ambulanze. In aggiunta a questo, Piccirillo ha sottolineato come ci siano al Cantù sale operatorie inutilizzate nonostante siano dotate di strumentazione d'avanguardia e anche l'assenza in pianta stabile di un anestesista rianimatore, che si aggiunge ai medici che sono andati in pensione senza essere rimpiazzati. Sono d'accordo con gli attivisti locali che sono mobilitati da mesi. Quanto sta subendo il territorio non è più tollerabile, ha concluso il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Si è concluso poco fa un incontro in regione in cui la giunta ha incontrato i rappresentanti del mondo che fa capo al turismo legato allo sci. C'era anche il ministro Garavaglia, di cui abbiamo parlato poco fa in altra veste. Garavaglia ha detto che bisogna sostanzialmente evidenziare che a questo punto la stagione è finita e che si debbano trovare delle misure di sostegno a questo comparto. La decisione di non riaprire gli impianti di sci era arrivata improvvisamente a 12 ore dalla data di riattivazione degli impianti che era prevista per oggi. Abbiamo chiesto ai milanesi che cosa ne pensino di questa ultima ora. Sembrava tutto pronto per la riapertura e invece a meno di 24 ore dalla partenza è arrivato lo stop del ministro Speranza, che ha firmato domenica sera l'ordinanza che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche in tutta Italia, prorogandone la chiusura fino al 5 di marzo. Secondo me è una follia, nel senso che tu non puoi creare problemi sia a ristoratori, albergatori e soprattutto alle persone che lavorano nell'ambito degli impianti 12 ore prima, dopo che queste persone hanno comunque investito, richiamato tutti i lavoratori per andare sulle piste. Penso che sia stata una decisione prudente e adesso bisogna essere prudenti per forza. Mi dispiace, ma meglio così. Su tutte le furie il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che se la prende con Speranza. Gli fa eco l'assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi. Non si può, dalla sera alla mattina, dire a chi si è rifornito, a chi si è organizzato, a chi ha formalizzato contratti stagionali che non può lavorare, commenta l'assessore su Facebook. Così il danno economico è doppio. Secondo me la priorità è la salute, per cui se la scelta può essere anche impopolare e penalizzante dal punto di vista economico per i gestori, in questa situazione, finché non sarà risolta, ritengo che sia una scelta ragionevole. Dallo sci al tennis, i circoli milanesi avevano provato a chiedere, attraverso un ricorso al TAR, l'autorizzazione a poter far giocare anche gli amatori, quindi non soltanto gli atleti di categoria, nei cosiddetti palloni, considerato sport al coperto, quindi vietato dalle normali regole sanitarie. La corposa documentazione anche scientifica sul ricambio d'aria che era stata portata a favore della riapertura del tennis nelle tenso strutture non è però stata accolta dai giudici del Tribunale amministrativo. Il tennis rimane fermo. La decisione del TAR del Lazio di respingere il ricorso di una decina di tennis club milanesi che chiedevano di poter giocare nei palloni presso statici lascia molto amaro in bocca, dopo un 2020 sulle montagne russe, tra aperture e chiusure. Il ricorso chiedeva la sospensiva del DPCM in vigore, nello specifico per la parte in cui si impedisce di giocare nelle strutture al coperto. Il TAR, con nostra profonda delusione, dando mostra, a mio avviso, di non aver approfondito, forse magari esaminato il ricorso, ha stabilito invece che per il comune sentire palloni presso statici equivalgono al chiuso, senza però confutare e né criticare le argomentazioni scientifiche legate al ricorso.
Alla base delle richieste dei circoli, infatti, c'è lo studio scientifico del professor Giorgio Buonanno, professore ordinario di fisica all'Università degli Studi di Cassino e alla Queensland University of Technology di Brisbane, in Australia. Secondo le analisi di Buonanno, infatti, i flussi d'aria nei palloni pressostatici garantirebbero un ricambio d'aria sufficiente per giocare a tennis. Ciò nonostante, il TAR ha deciso per uno stop. Il danno economico che deriva dal non far giocare il non agonista all'interno del pallone è un danno economico enorme. È un danno economico enorme che può e ha messo in ginocchio tanti circoli, e quindi con sospensione dei contratti con i maestri e anche col fatto di creare una situazione di instabilità che può anche portare alla chiusura di tanti centri sportivi. Togliere una scuola addestramento tennis ad un centro sportivo significa togliergli più del 50% delle entrate di bilancio. Da fine ottobre invece le scuole e gli amatori non possono più allenarsi o praticare il tennis nelle strutture al coperto, mentre resta consentito solo agli agonisti in possesso di tessera federale. La speranza adesso è riposta in un nuovo DPCM che possa cambiare le carte in tavola. La cronaca ci porta a due notizie relative a operazioni antidroga, la prima a Lambrate. Una serra per coltivare marijuana in casa e circa 800 grammi di droga hanno portato un ragazzo di 24 anni ad essere arrestato dalla polizia. L'accaduto sabato 13 febbraio in zona Lambrate. Tutto è iniziato quando gli agenti hanno notato un giovane che si aggirava in maniera sospetta in via Crescenzago e hanno deciso di controllarlo. Lui ha consegnato spontaneamente una canna che teneva nel pacchetto di sigarette ed è stato trovato in possesso anche di una chiave di un'auto. All'interno della macchina, parcheggiata nei pressi della casa dell'uomo, gli investigatori hanno poi trovato due sacchetti sottovuoto, nascosti sotto la ruota di scorta, con dentro 113 grammi di marijuana. Una successiva perquisizione dell'abitazione ha permesso di rinvenire nel sottotetto lampade, sistemi di ventilazione, 690 grammi di marijuana, 25 piante di marijuana in infiorescenza, alte 1,5 metri e materiale per il confezionamento. A quel punto, per il 24enne, un cittadino egiziano pregiudicato per reati specifici, è scattato l'arresto. Resto per detenzione e spaccio di droga. Gestiva una serra di marijuana nella zona industriale di Vigano, frazione di Gaggiano. Per questo motivo un 47enne residente a Milano è stato arrestato dai carabinieri. I militari avevano notato un'auto in sosta proprio in zona industriale. A bordo c'era la moglie che ai carabinieri ha raccontato che stava aspettando il marito che si trovava nel capannone accanto. E nel capannone c'era questa serra che vediamo nelle immagini con 950 piante di marijuana. C'erano anche 15 kg di marijuana già essiccata. In casa della coppia sono stati trovati 1 kg di marijuana e 2 kg di hashish. L'uomo è stato arrestato mentre la moglie è stata denunciata. Voltiamo pagina, è stata inaugurata la nuova sede della Croce Rossa di Corbetta. È questo il primo comitato locale della Croce Rossa nel Magentino. Vediamo le immagini. Finalmente anche il Magentino ha sul suo territorio un presidio della Croce Rossa, a fianco a quelli della Croce Bianca e Croce Azzurra già presenti in vari comuni. La Croce Rossa avrà sede a Corbetta, un risultato di cui sono contenti i suoi componenti, ma anche il sindaco Marco Ballarini, che ha voluto fortemente questa associazione sul territorio della città. Oggi presso la farmacia numero 1, la farmacia comunale numero 1 di Corbetta, parte un servizio nuovo e importante per la città, il servizio di Croce Rossa. Ecco, è un inizio di un servizio. Partiamo con il trasporto sanitario semplice, il trasporto protetto. Questo per aiutare i nostri cittadini allettati che devono andare in ospedale, devono fare le visite, i malati Covid, le persone che devono essere trasportate e non basta il servizio ottimo che abbiamo di Croce Azzurra. Da oggi, grazie alla collaborazione Farmacia Comunale Croce Rossa, abbiamo sul territorio una presenza di 6 ore al giorno dell'ambulanza della Croce Rossa a disposizione dei cittadini di Corbetta. Faremo trasporti sanitari, anche protetti in tempo di Covid, sono indispensabili. Aiuteremo gli anziani a portarli a fare le loro terapie in ospedale e tutto quello che ci andrà come collegamenti. Siamo qua. Il 6 marzo apre il nuovo corso dei volontari qui a Corbetta. Invitiamo tutti a iscrivervi al nostro corso per entrare a far parte della grande famiglia di Croce Rossa.
Negli scorsi giorni abbiamo parlato a lungo dei rinvenimenti archeologici che si stanno effettuando grazie ai lavori della nuova metropolitana di Milano. Oggi possiamo mostrarvi le prime immagini del posto dove parte di questi ritrovamenti andranno a finire, cioè il grande parco archeologico a cielo aperto che si troverà proprio a pochi passi dal centro. Si chiamerà Parco Amfiteatrorum Nature, ma come tutti i musei che si rispettino, sarà conosciuto semplicemente con l'acronimo PAN, perché più che un parco sarà un vero e proprio museo a cielo aperto. Nel cuore della città dove un tempo si snodava il reticolo di vie della Milano romana, torna alla luce l'antico anfiteatro con le sue spettacolari strutture di fondamenta. 14 muri radiali, ciascuno di 17 metri di lunghezza e oltre un metro di larghezza, che un tempo formavano la corona di sostegno delle gradinate dell'antico teatro dove 35.000 spettatori assistevano ai combattimenti tra gladiatori. Ora l'anfiteatro torna alla luce in una nuova veste. A ripercorrere l'andamento dei suoi muri saranno infatti piante di alloro, cipressi e mirti che permetteranno ai cittadini di avere un parco, ma anche un museo, da oltre 22.500 metri quadrati a due passi dal centro della città. Costruito nel primo secolo d.C. e rimasto in uso fino alla fine del IV secolo, l'anfiteatro è stato smantellato nei periodi successivi per costruire, tra le altre cose, parte della Basilica di San Lorenzo e delle sponde dei Navigli. E proprio uno di questi argini, rinvenuto l'anno scorso nel vicino cantiere dell'M4, è in fase di ricollocazione all'interno del PAN. Era questo l'ultimo servizio per l'edizione Milano, ci ritroveremo tra poco con l'edizione Pavia.